Benedetta Valanzano, matrimonio con Vittorio Ciancio, foto, giornata magica. Benedetta Valanzano e le nozze con Vittorio Ciancio, ecco la foto del giorno più bello e le dichiarazioni dell'attrice. Benedetta Valanzano ha sposato Vittorio Ciancio. Il 23 dicembre 2017 si è svolto il matrimonio tra l'attrice 32enne e l'avvocato napoletano di 42 anni, a cui è legata da 2 anni. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato gli scatti della cerimonia religiosa nel monastero di Santa Chiara a Napoli e ha intervistato la Valanzano. Una giornata ancora più magica di quello che immaginavo. Ho pensato a tutto, c'era persino un chiostro fuori dal monastero con tè e biscottini perché avevo paura che gli invitati avessero freddo o dovessero aspettare troppo. In verità sono arrivata 10 minuti prima. Avevo lavorato la sera prima fino a tardi perché ero in teatro a Roma con Lillo e Greg. Poi con mia madre Regina ci siamo spostate a Caserta, nella mia casa natale, e lì ho allestito il mio camerino, mi volevo truccare da sola. Volevo un trucco che non mi facesse diversa da quella che sono. Il momento più emozionante? L'entrata in chiesa al braccio di mio padre Michele. E Vittorio? Eravamo emozionati ma soprattutto felici. Al ricevimento 150 invitati con musiche della tradizione napoletana arrangiate da una band dal vivo ma, per gli amici di Roma, la festa sarà replicata l'8 gennaio. Poi il viaggio di nozze tra la cultura di Venezia e Urla e Seixateaux vicino Padova. Benedetta Valanzano chi è, la carriera dell'attrice. La Valanzano ha recitato in numerosi film, spettacoli teatrali, fiction, tra cui Carabinieri 3, Ho sposato un calciatore, Elisa di Rivombrosa 3, Riz, Don Matteo e Rex, e soap opera, Un posto al sole. Nel 2010 è stata tra i concorrenti del talent show Ballando con le stelle 6, in coppia con il ballerino russo Dima Pakomov, si è classificata 4ª. È stata inoltre ospite in diversi programmi TV come opinionista, La vita in diretta, Uno mattina, Le amiche del sabato Rai 1, Giostra sul 2 Rai 2, Se e a casa di Paola Rai 1. Ha partecipato al pilot del game show Non sparate sul pianista, condotto da Carlo Conti e andato in onda su Rai 1.